Ciao! Nel video di oggi vi parlo dei prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Si tratta principalmente di quei prodotti di cui magari non vi ho parlato tanto nel passato o che comunque sto provando per la prima volta e questo lo faccio in modo da potervi dare delle proposte nuove, nuovi spunti e nuove idee. C'è però anche qualcosa che sono must have e quindi non potevo non metterli. Iniziamo. Andrò a random. Per quanto riguarda gli smalti, ho terminato agli ordi essi, questi qua. È un color bianco, è lattiginoso, è una base perfetta per avere le unghie a posto tutto il giorno. A proposito di unghie, devo rifare le unghie. Quindi ecco, diciamo un passepartout per tutti i giorni. Io lo utilizzo anche perché realizzare delle manicure leggermente più elaborate, però comunque resta sempre una tonalità abbastanza neutrale, abbastanza basic. È molto resistente e comunque mi piace molto, l'ho già ricomprato. Poi uno shampoo che non ricomprerò perché non mi è piaciuto affatto, lo trovo quasi inutile fondamentalmente, è della Dixon l'antigiallo, questo qui. Il boccione è grosso perché sono circa, se non sbaglio, 500 ml, però ci sono in commercio dei prodotti molto più validi, anche a prezzi leggermente più bassi, anche leggermente più alti, però comunque ho provato dei prodotti molto più validi. Questo non mi è piaciuto nonostante la quantità di prodotto che c'è, in ogni caso non faceva l'effetto antigiallo e tendeva soprattutto a seccarmi molto i capelli, il che non mi è piaciuto. C'è dentro l'acqua, non mi è piaciuto e anche per questo è un motivo per cui non lo ricomprerò. Evergreen, grande amore della mia vita, è il bagno schiuma Dove, questo è quello al tè verde e cetriolo, quello che poi comunque utilizzo sempre, ora che ho anche la confezione, quella con il dispenser, lo travaso e lo utilizzo così, però profumazione mi piace, il prodotto mi piace, quasi non utilizzo la crema idratante sulle gambe perché appunto questo è idratante e continuo a ricomprarlo sempre anche in abbondanza. Un altro prodotto che continuo a ricomprare e che mi piace moltissimo è della Olaplex, il numero 8, e la maschera idratante, questa qui. Io questa la applico dopo la doccia, nella mia routine è previsto lo shampoo, una prima maschera e una seconda maschera, questa è la seconda maschera. E di questo ne va applicato pochissimo perché comunque per la mia lunghezza io ne applico all'incirca 3-4 pusciate e i capelli comunque sono nutriti, sono compatti, sono più spessi, più resistenti e mi piacciono e mi piace molto. È costoso perché costa comunque sui 25 euro, però comunque secondo me ne vale la pena. Un altro prodotto che è assolutamente un must have secondo me è la maschera Fruit Teaser Food Papaya, la maschera riparatrice. La preferisco a quella alla banana che inizialmente utilizzavo in alternata perché ha una consistenza un pochino più densa e quindi scivola meno dai capelli, però comunque sono entrambe molto buone. Costa sui 6 euro, spesso però si trova anche in offerta a 4 euro e dura moltissimo. Sono all'interno circa, 390 ml di prodotto, però a me dura tranquillamente un mesetto e mezzo, quasi due abbondanti, ne va pochissima, io ne applico forse tanto da coprire tre falangette e mi piace moltissimo, poi l'applico sulle lunghezze, la massaggio e la lascio agire per circa 2-3 minuti e poi sciacquo e comunque l'effetto si vede. Deodorante preferito, sì, sempre l'ho provato a tradire ma sono sempre tornata da lui, il Dove Go Fresh. Come per il bagno schiuma mi piace moltissimo, la profumazione è quella mia preferita, quindi con il cetriolo e il green tea e appunto è la mia profumazione preferita e torno a ricomprarlo sempre. Must have per capelli comunque stressati, indeboliti, sottoposti a tinte, ferro, calore, via dicendo, come possono essere comunque i miei, è della serie Expert della L'Oreal, lo shampoo con BO6 e biotina, questo è il rinforzante. Sono 500 ml, costa uno sproposito perché costa all'incirca, se non erro, 18 euro, però comunque
dura tantissimo, ne basta poco e fa comunque un'ottima schiuma. Per me un prodotto deve fare schiuma per essere comunque buono e efficace. Se non fa schiuma, secondo me non lava. Questo invece fa la schiuma all'acqua dentro, fa la schiuma, nutre i capelli, li pulisce bene, però non li secca, e ho visto comunque la differenza rispetto ad altri shampoo che ho utilizzato. Un altro prodotto che mi piace moltissimo, questo me l'hanno dato al Cosmoprof, Home Beauty del Cosmoprof, che si è trovato circa 2 anni fa, e della My Organics l'Angel Potion con le bacche di goji. Allora, questo è un leave-in, quindi praticamente va utilizzato quando dopo che avete lavato i capelli, l'avete tamponati, va applicato sui capelli, va lasciato agire per qualche secondo. Io di solito lo applico, poi vado in camera, decido quello che mi devo mettere, o comunque se devo andare a dormire mi metto il pigiama, comunque faccio altre cose, e poi torno al bagno, mi pettino e poi asciugo i capelli come di solito. Faccio la piega, non faccio la piega, comunque poi il seguito è diciamo variabile. Mi trovo molto bene perché i capelli si sente che sono più domati, più malleabili, più lavorabili, e sono anche protetti. Io li sento comunque molto più protetti, e mi piace moltissimo, tant'è che appunto l'ho ricomprata. Non si trova facilmente, l'ho trovata forse su un solo sito, e però appunto non ho avuto problemi nell'acquisto, è arrivato velocemente e mi piace moltissimo. Se ricordo vi metto qua sotto il link del sito dove l'ho comprato. E poi non mi è piaciuto per il discorso della profumazione questo gel doccia all'arancia fondente, questo qui della Yves Rocher. Allora, questi sono i regali che mi fa mia zia normalmente a Natale, e mi regala sempre dei prodotti per il bagno, profumazioni differenti in modo da poterle provare. Io amo profumazioni molto fresche, quindi ad esempio quello tè verde e cetriolo, comunque quella tipologia di profumazioni, e questo alla cioccolata all'arancia è per me molto molto pesante, molto calda, nonostante però il prodotto sia buono, perché comunque è buono, però la profumazione è davvero troppo stucchevole per i miei gusti. Infatti l'ho terminato, però ovviamente poi non lo ricomprerò proprio per quella motivazione, però se vi piace questa profumazione la dico una possibilità. Dentifrici 1 e 2. Allora, questo della Primark, quello con il carbone, questo mi piace molto. Sono all'interno, quanti siete? Quanto sei? Sono 125 ml, costa forse 1 euro, 2 euro, e mi piace moltissimo, tant'è che con Marco l'abbiamo comprato e ricomprato e continuiamo a ricomprarlo perché comunque ci piace molto. Uno che invece, nonostante comunque sia un buon prodotto, però non ci piace per quanto riguarda la consistenza, è della Paradontax, questo whitening. Non ci piace perché il prodotto è estremamente liquido all'interno, quindi cola praticamente tutto nel cappuccio e fa un macello. Per questo non ci piace e non lo ricompreremo. Ok, questi sono i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Se c'è qualcosa di cui avete curiosità, scrivetemelo qui sotto, io vi rispondo. E detto questo, vi saluto. Al prossimo video. Ciao!